Stava qua. Associazione di tipo mafioso, estorsioni, lesioni e minacce con l'aggravante del metodo mafioso. Con queste accuse a Pignatano Maggiore e nei comuni limitrofi, i carabinieri del reparto operativo di Caserta e della compagnia di Capua hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone. L'indagine ha consentito di disarticolare i vertici del clan Ligato, attualmente retto dai fratelli Antonio Raffaele Ligato e Felicia Ligato, che figurano tra i destinatari del provvedimento cautelare di oggi, figli dello storico capoclan Raffaele Ligato, detenuto al 41 bis. L'indagine ha accertato la commissione di numerose estorsioni ai danni di imprenditori ed esercenti commerciali dell'area di competenza, poste in essere attraverso l'imposizione di beni, quali ad esempio gadget natalizi, materiale di cancelleria e slot machine, o la richiesta di periodiche somme di denaro, dai 500 euro a settimana a elargizioni di diverse migliaia di euro in occasione delle festività. Smantellata dai carabinieri, un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco attraverso la Spagna e destinata alle principali piazze di spaccio romane, ma anche in altre province italiane. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno eseguito nelle province di Roma, Frosinone e Torino un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 10 persone, 7 marocchini, un algerino, un italiano e un albanese. Nel corso dell'indagine sono stati individuati rapporti di alcuni indagati con esponenti di spicco del clan camorristico Polverino Orlando di Marano di Napoli. A soli 16 anni partecipò insieme a 4 maggiorenni a un raid armato. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato oggi il minorenne accusato in concorso di lesioni personali aggravate, ricettazione e detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, reati aggravati da finalità mafiose. L'indagine, coordinata dalla procura minorile e condotta dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castellammare, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ordine al ferimento di 2 persone avvenuto il 10 settembre del 2017. Gli altri 4 componenti del gruppo furono già arrestati in precedenza, tra di loro anche un pregiudicato per associazione camorristica ritenuto appartenere al clan D'Alessandro. Un falso dentista è stato scoperto a Gragnano dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. I finanzieri hanno individuato un igienista dentale che svolgeva illecitamente la professione di dentista, scoprendo in una zona periferica di Gragnano uno studio odontoiatrico abusivo ricavato all'interno di un'abitazione, privo di insegna ed autorizzazione sanitaria, ma provvisto di telecamere installate per controllare accessi e sfuggire ai controlli. I clienti, ignari delle carenze autorizzative, si affidavano alle cure del sedicente dentista, grazie anche ai prezzi fortemente concorrenziali praticati. L'uomo è stato denunciato e i locali sequestrati. I carabinieri di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in regime domiciliare emessa dal GIP di Napoli a carico di Biagio Vallefuoco, cinquantenne, ritenuto affiliato di spicco al clan camorristico De Mallardo, operante a Giugliano e comuni limitrofi, gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del titolare di un'impresa edile. Le indagini avviate a gennaio hanno permesso di accertare la responsabilità di Vallefuoco in merito ad una tentata estorsione il 18 gennaio. Con violenza e minacce aveva tentato di farsi consegnare del denaro, facendo leva sulla forza di intimidazione della Girea, evocando l'appartenenza al sodalizio camorristico. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Ok, stacchiamo.